Beh, il mio incontro con Fernando Di Leo dove si passa? Cioè si passa proprio nel posto dove lui campava, cioè Piazza, Navo Piazza del Popolo, perché lui aveva il suo perimetro qui. Cioè avevo visto sui film, ma non lo conoscevo fisicamente. Poi lì sono stato abbastanza sorpreso perché c'era questo uomo con questi due occhi celesti, cioè un viso bellissimo di una distinzione folle, e completamente in décalage con i suoi film, perché un mostro di cultura, di educazione, poi tutto sommato, bon an mal an, cioè i film erano film di azione, che ovviamente faceva bene, però vuol dire sembrava quasi impossibile che una persona talmente straordinaria non si sia dedicata a dei film, se non intellettuali, almeno molto riflettuti e molto. Socio regista lui non faceva nient'altro, lui faceva solo, lui si interessava esclusivamente di quello che era il cast artistico, lui mi diceva chi voleva, io li trattavo, poi diceva Fernando chiamano un altro perché questi soldi non glieli posso dare, lui richiamava un altro, ma non sei mai interessato di produzione, non che se ne è mai interessato, perché non ci capiva niente, assolutamente, non sapeva, non, la produzione non sapeva neanche cosa significava. La produzione. Lui riguardava solo la parte artistica. La parte artistica di Dirò è stato molto, era perfetto, perché io lavoravo in base sulla produzione, lui lavorava in base sulla regia artisticamente e non c'è stato mai mezza frase tra noi due. Noi quando facevamo le discussioni, parlavamo di film, parlavamo di cose, parlava solo per altre cose, perché non mi piace questo, mi piace quest'altro, ma non me fai così, però fammi questo Fernando perché vendiamo meglio. E lui ha voluto mettere sempre qualcosa di suo, arte, anche dentro al cinema commerciale. Ha sempre voluto mettere qualcosa di suo intellettuale. Piccola, piccola, però ha sempre messo. Fernando, come dicevo prima, ha questa specie di classe naturale e perciò il clima era, cioè si arrabbiava, ma quasi mai poteva essere un esploso di 3 secondi, che era un sollevamento per tutti, perché finalmente poteva anche un attimo perdere il controllo. Però voglio dire, era di un signorilità, e in fondo tutto il set, cioè il set segue abbastanza il regista in fondo. Perciò erano film d'azione, però che avrebbe potuto essere tutto fuorché azione, perché il tutto si passava con una tranquillità, e devo dire che è molto piacevole lavorare era molto piacevole di lavorare con lui, perché in fondo erano 9 settimane di vacanze, cioè facevi una cosa che ti piaceva, un lavoro che ti piaceva, e sempre, cioè lui era sempre preoccupato di come la gente, quello che poteva risentire e pensare, cioè era il capitano della barca, della nave, e si occupava veramente di tutti, perciò questo era molto bello. E perciò era dolcissimo e disponibilissimo anche per della gente che ovviamente ci doveva trovare una certa umanità, perché sennò non avrebbe fatto, però dedicava anche del tempo a gente che non era del suo livello, e questo lo trovo molto generoso. Devo fare tutto da solo. Non c'è nemmeno un facchino. Che lavoro fottuto. Ha ragione Edward. Molto meglio lavorare in un circo. Ma Fernando Di Leo, era un vero signore. Perciò il vero signore deve trattare, cioè deve comunicare, parlare nello stesso modo con l'attore, con il produttore, con il regista, con la troupe, con i tecnici, cioè anzi dovrebbe parlare un po' meno bene col produttore. Per me i registi dovrebbero essere così, perché se i 50 coglioni che fanno,
che fanno un film, stanno bene, secondo me dovrebbe restituire, cioè il pubblico dovrebbe ritrovarci il suo conto. Poi ci sono stati dei film stupendi dove il signor Delon, Alain Delon, non ha mai parlato per tutto il film con un regista e poi non è mai stato così accettabile che in quel caso, perciò ciascuno ha bisogno di una cosa diversa. Per me era molto bello così. Però questo film, non so, sarà il clima che faceva lui, non mi è sembrato così diverso, era più lineare, nel senso limitato, nel senso delle motivazioni, cioè io sono un ex corridore di moto, non si capisce se poi c'è sempre il palino del coso, comunque giustificherà il fatto che io faccio delle follie con le moto, certo se io fossi stato... prete, magari non si capiva come un prete potesse andare bene a bicicletta, perciò molto più ovvio tutti i meccanismi psicologici del personaggio, però c'è anche qualcosa che non mi dispiaceva, perché tutto sommato ogni tanto, cioè mi sembra ogni tanto giusto che qualcuno dia giù di cervello per vendicarsi. Non è, se è meglio farlo al cinema, ammettendo che non dia cattivo esempio, però si capisce ogni tanto che davanti a delle cose incredibili, quando nessuno fa niente, almeno ti toglie un po' della vergogna di non arrivare a fare sì che nel mondo le cose si passano meglio, cioè tu durante queste 8 settimane ti comporti come... probabilmente avrei voglia di comportarti, ma la tua educazione te lo impedirebbe. Perciò ti senti un attimo meno zero davanti a tutte queste bassesse della vita, della società, della politica, di tutte queste cose che... E perciò per un attimo sei riconciliato con tutte le ingiustizie, anche se poi è molto... Perché? Si calmi adesso. È morto per colpa tua. Per i tuoi maledetti soldi. No, io vorrei... Tu l'hai ucciso. Per i tuoi sporchi soldi. Ma no, mi ascolti. Tu l'hai ucciso. Va via. No. Va via! Vattene! Vattene! Poi ci sono anche delle emozioni, perché poi tuo figlio, cioè, mi ricordo dell'obitoio dove, cioè, non so, alla fine ha chiuso, non so neanche più come si dice, quando, ciak, e poi quando chiudi, stop. Allo stop io credo di aver pianto ancora per un quarto d'ora, cioè, poi corrispondeva... C'era stata la morte di mio padre, cioè, vabbè, è legato comunque questo film, anche se diverso, certo, più poliziesco che Série Noire. Ah, finalmente. Ciao. Opla. Ciao, Maurizio. Ciao. Che carino. Ah. Accomodatevi. No, lascia, chiudo io. Chiudo io. Che cacchio. Adesso che chiudo io. Ciao, buongiorno a tutti, salve. Ciao Eser, bel lavoro finora. Ti presento gli amici, questo lo chiamano Ribò, perché quello che guadagna se lo gioca tutte le corse. Orologio. Ciao, perfetto, Ribò. Eser, ne ho fatti e ne ho sentiti, ma il tuo non si batte, hai lo stile di tuo padre. Speriamo.
E questo è Claude. Ciao, Nick, piacere. E io vi presento Anna, l'Einstein del borseggio. Lavorerà con noi per l'aggancio. Beh, se avete bisogno anche di qualcos'altro, sì, non fate complimenti. Sempre pronta al sacrificio, lei. Il resto, come procede? Ah, benissimo, perché la palazzina la stanno mettendo in ordine. Quindi possiamo cominciare. Ah, perfetto. Io non vedo l'ora. C'è solo una piccola complicazione. Nick è seguito da un gorilla delle assicurazioni. Accidenti, ci mancava pure questa. Nessuna complicazione. In qualche modo provvederò. Di chi è? È mio. È più forte di lei. Accidenti. Anna potrebbe fregare le manette a un poliziotto. Gli amici di Nick e Zar, sempre con Fernando Di Leo, con gente stupenda, Valentina Cortese, Ligi Cobb, Gabriele Fersetti, ma c'ho una memoria, sono 3000 anni fa, non ne ho mai più riparlato da allora. Chi c'era? C'era, come al solito, bel casting organizzato da Fernando Di Leo, da un soggetto scritto da una persona, anche lei, che viene a mancare, non so se è la parola giusta, Alberto Silvestri, che era un uomo che io amavo molto nel senso nobile della parola, poi non ero l'unico, perché era talentuoso, colto, stupendo, cioè un uomo di qualità. Beh sì, l'altro titolo di lavoro era L'orologio, il film che ho fatto con Ferdinando Di Leo, si chiamava prima L'orologio, poi Gli amici di Nick Hedzard. Erano questi film polizieschi, erano fatti bene all'epoca, erano molto ben fatti. Mi chiamo Etienne Ekman, cognome un po' triste, ma non è colpa mia. Posso sapere il tuo nome? Per lei è lo stesso se le dico Chantal. Nome da battaglia? Prego. Ma non mi vorrei dire che stai qua dentro senza fare la puttana, eh? Non sono mica nato ieri. Ricordo Luc Berenda, naturalmente, che è un ragazzo bellissimo, molto fotogenico, molto bello. E poi ricordo Ligi Cobb, il vecchio grande attore americano, che purtroppo è morto qualche anno, ma parecchi anni fa. Erano dei grandissimi professionisti, era gente che... io ho lavorato anche con Martin Balsamo, ho fatto anche qualche film in America, adesso non mi ricordo più precisamente quali, ma alcuni. E ecco, lì ricordo che erano proprio delle macchinette di precisione. Cioè, magari nella vita, non so, per esempio Martin Balsamo bevicchiava continuamente, cioè era un continuo bevo, dice, ma come arriva adesso a ricordarsi il dialogo, no? Una precisione, erano dei maestri di professionalità. Anche di Gicob ricordo con molto piacere ancora al lavoro, sì. Erano perfetti, sapevano il dialogo, sapevano dove arrivare, conoscevano le proprie luci, erano veramente dei grandi professionisti, non c'era nulla di improvvisato. Gli amici di iniziativa, che inizialmente si chiamava L'orologio, mi ricordo, ed era pure quello un film curioso che voleva scimmiottare un po', come si chiamava, La stangata, sì. E che però pure quello era rimasto un po' tra le righe, perché non riuscì a fare qualcosa, forse per gli attori, forse non lo so perché non avevano mezzi adeguati a fare una cosa del genere. E lo spolveri ogni tanto questo negozio? Ah sì, sì. Clark è qua, sparisci. Grazie, grazie mille. Con Fernando avevamo bisogno e bisogno, non so, però voglia di fare proprio un film, certo, di azione, però di un certo livello. E io lo ho presentati, e cioè abbiamo pensato, volevamo fare una cosa di un grosso livello, e lui ci ha scritto questa cosa che era molto bella, e Fernando ed io abbiamo tentato
di farla altrimenti bello, con difficoltà inerente a... Non è che faccio il processo della produzione, però voglio dire, un certo livello, un certo tipo di film necessita un certo tipo di budget, e dal momento che... Cioè, diciamo che in partenza dovevamo fare il film che era scritto, e poi mano a mano vedevamo le cose ridursi, e devo dire che, indipendentemente da tutta la gente, del casting stupendo, della troupe, dei tecnici, che era molto bello, è vero che mano a mano avevamo la sensazione di... Cioè, io mi sono sempre battuto nel cinema perché volevo che i soldi spesi si vedesse, cioè non sopporto che un film costa 10 e che lo spettatore sulla sua poltrona vede un film a 7, cioè questo mi dava fastidio. Pensavo che importasse, perché tutto sommato questo mestiere lo facciamo perché lo amiamo, però lo facciamo anche perché vogliamo dare delle cose determinate al pubblico. Ma io abbiamo avuto un rapporto di grande professionalità, non l'ho poi mai più rivisto, con Luc non ho avuto occasione, anche perché in quell'epoca girai credo 3 film in contemporanea, per cui ricordo che la mattina alle 5 stavo in studio a Milano, poi a mezzogiorno mi mettevo in taxi per continuare con Luc Merenda a Lugano, poi la notte lavoravo a Livorno, per cui ero veramente un po' distratta dai miei vari set. Non c'è stata la possibilità di frequentarsi magari dopo il lavoro. Non lo so, per ora cerco un socio. Conosco uno che fa questo tipo di lavoro. Finanzi affari. Sai, io ne bazzico di gente. Potrebbe essere lui il tuo socio. Allora? Potrebbe. Non potrebbe, potrebbe, secondo come mi gira. Beh, io te lo faccio conoscere. Se poi tu concludi, me lo fai un regalino? Io penso che a Di Leo piacevano veramente le donne belle. So che faceva una attenta osservazione dei suoi soggetti. Sì. Beh, era il cinema degli anni 70, era così, era un cinema molto basato sul fatto estetico delle donne, su questo non c'è dubbio. Ma io non mi sono mai posto al problema di essere stata usata come oggetto. Io questi problemi femministi non li ho visti, no. Anche perché francamente nessuno mi ha mai obbligato a fare le cose che io non volessi fare. Sì, c'era una certa prudenza, ricordo che queste commedie all'italiana che tendevano spesso un po' queste cose, la doccia, sotto la doccia nuda, col bagnoschiuma, queste cose, ma lì si siglavano le pagine, no? Si diceva allora fino a questo punto si può girare, dopo non si deve vedere. Sì, si stava nudi ma non si vedeva, e questa è la cosa, rispetto a oggi che si vede tutto, cioè ecografia quello che fanno, no? Negli amici di Nick Hedzard, Di Leo voleva provare questa divisione dello schermo con più scene che succedevano nello stesso momento. Lui l'idea ce l'aveva, ma non aveva capito che per fare quelle cose lì servono le scene. Quindi che succede? Succede che tu non puoi raccontare quelle cose lì in più schermi quando tu hai 3 scene. Non ce la fai, cioè ti inventi delle cose, però non funzionano poi alla fine. Anche lui quando apre la cassaforte mettiamo, però se non c'hai gli elementi, quando viene ucciso nel parco, non mi ricordo nemmeno come fanno, voleva fare tutto un meccanismo di flashback di cose di questo tipo, che non era possibile, c'erano 3 scene, come cacchio fai a farle? E allora probabilmente lì era qualcuno che stava dietro la macchina da presa che avrebbe dovuto dirgli: guarda che per fare quelle cose lì devi fare molte scene, perché se no non ce la fai a farle, no? Se tu devi fare
quelle cose che fanno in televisione, non lo so, parlo di canzoni, dove in un minuto ci sono 100 scene, puoi fare quel lavoro lì, ma se tu c'hai 3 scene sole, come fai a farle? Non lo puoi fare, ripeti sempre la stessa cosa, e allora lì andava aiutato. Per quanto riguarda il poliziotto in marcio, cioè mi era piaciuto perché prima avevo sempre fatto dei poliziotti stereotipi, eroici, eccetera, eccetera. E io credo che l'essere umano ha diverse... E soprattutto perché quando fai il poliziotto, in fondo, se tu rifletti bene, sei sempre sul limite, sull'urlo del... Anche perché se vuoi essere un bravo poliziotto devi frequentare altra gente. E perciò non penso che un poliziotto possa essere totalmente corrotto, più facilmente totalmente corrotto che totalmente non corrotto. Perciò avevo accettato questo film con piacere, sempre perché era lui, anche girare con lui. In fondo probabilmente per me è stato un handicap, perché in fondo ho girato tanti film, non mi ricordo più quanto comunque, e con pochissimi registi, perché quando mi trovavo bene... E probabilmente non è così che si fa una carriera eclatante, perché bisognerebbe andare a vedere altrove. E perciò e lui a un certo punto, finché la corruzione non gli dava fastidio, faceva parte delle... Poi a un momento lui cambia e decide che a quel punto questa corruzione è talmente importante, lui scopre che è molto più importante di quello che immaginava e lì pulisce un attimo, cioè. Comunque il poliziotto in marcio è andato, direi, molto bene, proporzionalmente. Non penso che poi i produttori si siano suicidati. Gli amici di Nick e Zar probabilmente è quello che è andato il meno bene. Ed è questo l'enorme dispiacere, perché dal momento che si vuole fare una cosa al di fuori del normale... E, però tutti gli altri sono andati molto bene, anche perché poi, che sia chiaro, se questo tipo di film non andavano bene non ti richiamavano, cioè non è che, non parlo di Leo, parlo dei produttori o distributori, infatti è un po' per questo che hanno tendenza a farti sempre fare lo stesso film. Tu non sei del mestiere, sparami un posto buono, in fronte, dietro la nuca. È come se qualcuno staccasse i contatti. E spara, buffone! Sparami dietro l'orecchio, come ho fatto io a tuo figlio. Credo che Fernando voleva avere la pace. Perciò, quando ha scritto delle cose che di cui la regia non era sua, cioè, secondo me è andato più... avanti, più profondamente in delle direzioni che lui voleva. Invece credo che, cioè è complicato anche perché mi succede di pensare a, di meno in meno alla mia carriera ex, però comunque ogni tanto penso a questa gente a cui io volevo molto bene. Mi chiedevo se non fosse pigro, cioè nel senso che si era creato questo mondo nell'immaginario, perché sai, colto tante letture, eccetera, puoi crearti la tua bulle e ci rimane dentro. E in fondo credo che la società non mi dava un certo fastidio. Perciò facevo un tipo di film dove lui poteva continuare a essere nel dream, il sogno permanente, perché lui viveva in una specie di sogno, e perciò era costretto a fare dei film che non fossero troppo impegnativi, cioè non troppo marcati, non troppo pericoloso nel senso dell'impegno, non che non si impegnasse a fare i suoi film, non so, cioè, a parte che poi ti dico questo, non l'ho mai neanche immaginato, cioè erano delle cose istintive che io, sono io adesso che mi metto 20 anni o non so quante. Perciò credo che per questo che non abbia fatto questi film, perché... Sì, è una cosa stranissima, perché quando uno ha una tale capacità di...
di sensibilità, di intelligenza, di eccetera. Certo, uno si dice, cavolo, dovrebbe fare dei film. Però non voleva uscire del mondo che si era immaginato, credo. Poi non sono né filosofo né psicologo, perciò... Politico. Come? Perché l'hanno buttato su? Hanno trasformato il western in un fattore politico? E perché volevano salvare la dignità. E non hanno capito che la dignità si fa con la forma, non col contenuto. Io mi pregio sempre di fare il solito esempio che avrò fatto a voi chissà quante volte. A Caravaggio non gliene fotte niente di San Pietro caduto da in croce, di San Paolo caduto da, gliene fotte dalla culo del cavallo. La luce arriva là e la grandezza di Caravaggio sta sul culo del cavallo, non su quelle che pensa San Pietro per terra. E mutatis mutandis, la stessa cosa con la crocifissione che ha a capo da sotto di San Pietro. Cioè la forma è contenuto. Quindi questi due o tre morti di sonno che vollero fare il western politico fecero lo stesso film che facevano gli altri, mi spiego, con qualche peone in meno che moriva. Ma che avessero fatto una aumentazione del film, ma proprio per niente. E sai perché io sono piccato? Perché è successo la stessa cosa quando io facevo i miei film. Si faceva il poliziotto, il poliziottesco agli italiani, e due o tre grossi registi, non voglio fare i nomi, si facevano l'aureola con Sciascia. Hai capito? Però chi ha aspettato i picciotti sotto casa e ha avuto i film sequestrati e le querele dai ministri sono stato io. Non quelle che si facevano la sega con Sciascia, genio a cui mi prosto. Quando io faccio il poliziotto marcio, faccio la storia di un poliziotto marcio. Non faccio indagini al di sopra di ogni sospetto, che può anche essere un film migliore del mio, non dico di no. Ma lì abbiamo a che fare con un nevrotico, chiaro? Con me abbiamo a che fare con un poliziotto che si fotteva i soldi. Ed è questo che è rivoluzionario, non quello.